Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrew Clanton in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Come ho già detto nel post di ieri sulla community, oggi avrei portato le tre divinità mancanti, quelle che restavano, ovvero Emma risvegliato, Emma l'antico e Immagino risvegliato, dato che Zazel il giusto l'avevo fatto in un video a parte, queste divinità del monte Olimperdu. Sono molto soddisfatto del risultato perché, a parte Immagino risvegliato, Emma l'antico e Emma risvegliato, sono riuscito a reclutarli relativamente, velocemente e con pochi tentativi. 11 per Emma risvegliato e 4-5 mi sembra per Emma all'antico, mentre per Immagino una ventina di tentativi più o meno. Ovviamente, come ho fatto ad avere tante targhette per provare a prenderli? Beh, ovviamente sono andato sul sito yokaiwatchworld.net, nella sezione Games Yo-Kai Watch 3, sotto paragrafo QR Code. Cosa sono i QR Code? Sono codici che vengono estrapolati direttamente dal gioco, quindi totalmente sicuri, e messi appunto lì su quel sito, che ancora non mi sponsorizza nonostante tutta la pubblicità che gli ho fatto, ma chi se ne frega. Quindi i codici QR code, questi qui che trovate appunto su yokaiwatchworld.net, sono sicuri al 100% perché estratti dal gioco. Chi vi dice no, prendete solo i codici che manda Twitter della level 5 di Yo-Kai Watch, ragazzi, i codici su quel sito sono tranquillamente scannerizzabili, non c'è alcun pericolo per il gioco. Detto questo, andiamo a vedere appunto queste divinità. Queste divinità hanno un testo per quando non riesci a reclutarle, ma un testo diverso per quando ci riesci. Quindi sono molto particolari, le lotte sono state leggermente più difficili, tranne quella di Emma l'antico e Emma risvegliato. Immagino risvegliato davvero aveva un pattern davvero interessante di attacchi, ma comunque sia, se usate appunto il trucchetto di depositare i vostri armamenti nello zaino, selezionare il dungeon e poi quando una volta siete dentro riequipaggiare tutto quanto, avrete un livello di 30-40 volte superiore rispetto a quello al quale siete entrati. Quindi i boss saranno molto più facili, anche se comunque sia qualche ceffone bello forte lo tirano anche loro. E poi a fine video vedremo anche le loro statistiche e i loro attacchi. Dicevo, hanno una frase per quando li sconfigge e per quando non riesce a reclutarli. Tipo, Immagino quando perdi, che non riesce a reclutarlo, dice «Sono incantato». La senti la perfezione. Ti manca solo un certo qualcosa. Ci penserò su. Sei come un diamante grezzo. Dovresti perfezionare le tue abilità. Quando gli mostrerai di possedere il fattore Y, mi unirò a te. Alcuni potrebbero pensare, ah, il fattore Y, allora ci metto Cyborg Y in squadra così al 100%. No. Tutti gli yokai divinità, specialmente questi, sono reclutabili solo a fortuna. Si può magari, se siete avvezzi all'RNG, manipolarlo, ma in Yo-Kai Watch 3 è molto molto difficile manipolare l'RNG senza qualcuno che capisca di cui stiamo parlando. E io non sono uno di quelli, se no a primo tentativo li avrei presi. Ma tornando al video, quando invece reclutiamo appunto Immagino ci dice niente male, sì, devi essere tu l'umano prescelto, molto bene, avrai la mia assistenza. Immagino risvegliato, il più figo che c'è! Insomma, Immagino risvegliato, secondo me, Immagino risvegliato è lo yokai più utile per entrare nelle tombe, nei labirinti, insomma, per esplorare tutte quante le mappe di Blaster City. Oltre a rilevare dove si trovano le varie trappole e a rivelarle soprattutto, lui ti fa vedere tutta la mappa di gioco. Quindi, se cercate qualche oggetto perdu, con lui vedete tutta quanta la mappa, dove sono gli yokai che hanno forzieri, dove sono i forzieri sparsi appunto. È fantastico, lo yokai migliore per esplorare i dungeon. Mentre Emma l'antico, a parte il suo Energimax che se ti prende ti fa male, non è stato un grande problema, non schiva, ci prende solo le mazzate e lo fai relativamente in fretta. Se perdi ti dice, sei davvero una macchina da guerra. Tuttavia non ti concederò il mio potere finché non mi dimostrerai la vera forza. Hai ancora tante prove da affrontare. Ebbene, sarò qui ad attenderti.
Quando mi dimostrerai il tuo vero valore, ti offrirò il mio supporto. Invece, quando riusciti a prenderlo, infine hai mostrato la tua vera forza. A lungo ho cercato qualcuno dalla gran purezza di spirito, qualcuno come te. Ebbene, ti concederò il mio potere. Enma l'antico. Mentre invece per Enma risvegliato la cosa è stata leggermente più interessante perché lui schivava gli attacchi. L'unico problema è che schivava quando non c'era bisogno, quando io o caricavo il colpo oppure i miei compagni gli giravano attorno per non farsi beccare, lui schivava. Saltava con la capriola, non so che cosa faceva, e schivava quando non serviva, quindi alla fine anche lui, se l'Energy Max non mi ha mai preso, ma penso che avrebbe fatto molto male. Quando perdiamo ci dice: notevole, tuttavia sono curioso di vedere la tua forza risvegliata. Torna a sfidarmi e dimostrami di cosa sei davvero capace. Quando mi avrai colpito, mi degnerò di unirmi a te. Invece quando lo facciamo amico... Enma risvegliato! Risvegliatevi! Davvero notevole! Enma risvegliato. Finisce lì. Semplicemente questo. Infatti mi ha sorpreso quando appunto stavo... Perché comunque non stavo registrando... avrei comunque sia registrato quando ho visto che cambiava testo, perché quando cambia testo vuol dire che appunto riesce a reclutarlo. E niente, mi ha sorpreso, niente, ho attaccato la registrazione e subito Emma è risvegliato senza darmi possibilità di fare altro. Davvero notevole, finiva lì il discorso. Va bene così comunque. Bene, andiamo invece a vedere adesso quali sono le loro statistiche. Iniziamo da Imagino risvegliato. Non è particolarmente forte di potenza fisica, ma ha tantissimo spirito. È lento di velocità, ma questo non è un grande problema. Ha fendenti divino con attacco appunto X. Se carichiamo c'è sensore di trappole. Tenendo premuto appunto abbiamo più tempo di azione di questo sensore di trappole. Ha l'attacco semplice, lo schiaffo, e l'Energy Max raggio gratitudine, che sono 7 raggi di luce appunto, che avrete visto anche in Blasters se l'avete affrontato, Blasters Banda dei Cani Pallidi e Cricca dei Gatti Rossi, o anche su Blasters appunto di Yo-Kai Watch 2, c'era anche lì. 71 danni per 7 raggi, insomma. Fendente divino che mi ha colpito qualche volta ma non mi ha mai mandato KO, colpisce il nemico con potenti lame di luce, non male, e 50 attacco un nemico vicino. Saccenteria appunto, come vi ho detto, mostra tutte le zone sulla mappa ed è... fantastico. Poi abbiamo Emma l'antico, difensore, nonostante abbia 71 di difesa, però ha tantissima forza, è davvero davvero forte, potrei portarmelo forse in qualche dungeon a posto di Emma, anche se abbiamo poi Emma risvegliata, ma ci arriviamo. Ecco, Emma l'antico, allora, giudizio divino, con pochi PS aumenta i danni inflitti, sì, praticamente dai... Dipende quanti punti salute hai. Diciamo che se fosse Pokémon, quando hai la vita rossa, allora ti aumenta i danni inflitti. Ma insomma, diciamo che su 300 punti salute, quando sei a da 50 in giù, più o meno. Anche lui fendente divino, furia del giudizio, campo di energia e attacco. Ok, fendente divino l'abbiamo già visto. Furia del giudizio, appunto, dicevo, pugno titanico che infligge gravi danni. Il problema è che è molto lento ad attaccare e il tempo che si carica, che carica il pugno e che colpisce, se ne passa un sacco di tempo, quindi o qualcuno della squadra stordisce l'avversario e tu colpisci oppure lascia perdere. Gli alleati vicini con campo di energia diventano invincibili per un po', questo è interessante, molto interessante. Emma risvegliato invece, oddio, difesa e velocità stanno lì. Poi invece di forza 159, che con la spada dovrebbe, credo, arrivare intorno ai 200, ma non ne sono sicuro, non l'ho ancora provato. In tutta onestà la sua dote fa diventare seri una volta per minuto. Ah, ok, questa potrebbe essere un po' una chiavica per alcuni yokai, ma andiamo a vedere i suoi attacchi. Pendente divino, ovviamente. Sguardo malefico, 500, proiettile magico che causa gravi danni ai nemici. Sì, infatti è l'attacco che avete visto anche su Wibble Wobble, se l'avete reclutato, o su Puni Puni. È tipo la Kamehameha, onda energetica, lui carica l'attacco, lo scaglia indietro e se ti prende mentre sei dietro ti fa da tanti danni lo stesso e poi lo lancia. E
spacca tutto praticamente, quell'attacco è fantastico. Triplo attacco che mi piace molto, e movimento rapido per schivare i nemici degli attacchi, la schivata con Y, appunto, che vi dicevo. Solo che, essendo talmente grande, non rotolava, lui si faceva tipo un salto mortale, è fantastico. E niente, questi erano appunto i tre yokai, Taser e il giusto, l'abbiamo visto l'altra volta. Il bonus sono questi due yokai, Jibanyan T e Komasan T, che per quello che ne so bisognava avere la versione digitale del gioco, infatti io ho scaricato la copia dall'eShop di Nintendo, e appunto sono riuscito a reclutare Jibanyan T e Komasan T, che sono forti da quello che sapevo, insomma, per essere al 35... insomma, non proprio tanto, però hanno occhi aperti che rende visibili le trappole e mappa del tesoro. Se andate a tesori, loro sono la scelta migliore. Davvero, sono davvero la scelta migliore per cercare tesori. A meno che, appunto, non avete immagino che vi svela tutta la mappa e lo mettete per primo e non correte, perché se correte vi incappate nelle trappole anche se avete appunto il radar attivato. Quindi secondo me la scelta migliore sono appunto loro due, che però comunque sia devi sempre tenere premuto Y per i tesori o Y per le trappole. È un po' una fregatura alla fine. Però comunque sia, se avete la versione digitale, io vi consiglio appunto di cercare di reclutarli una volta però che avete attivato i 4 per Dubelischi. Quindi dovete aver completato almeno 4 dungeon di Blaster Steel. Fatelo perché comunque sia è anche un gioco divertente. Blaster Steel, trovate tantissimi manuali per aumentare l'attacco degli yokai, l'energy max, le abilità, davvero trovate un fottio di roba, e sfere sacre, e sfere grandi, e sfere... tutto trovate, tutto! Bene Cuggi, direi che questo video termina qui, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre nel prossimo video, bye bye!